Maxi furto in quel di Pontecagnano Faiano. I malviventi, e qui gli inquirenti dovranno capire se trattasi della stessa banda che sta operando da diverso tempo nel territorio, non risparmiano nemmeno la beneficenza, tant'è che hanno preso di mira la fattoria solidale Nonno Emilio. La struttura, che appartiene a Rete Solidale, è stata visitata dai ladri, i quali hanno arraffato un bottino di circa 10.000 euro, tra attrezzature ed altri oggetti legati all'attività di ippoterapia del centro. A darne notizia è la stessa responsabile Anna Guarino: Sapere che c'è stato un furto in una struttura come la nostra, che con grandi sacrifici e tanto lavoro cerca di fare al meglio tutte le attività, è avvilente, dice. Adesso più che mai abbiamo la consapevolezza che il territorio non è sicuro, non ci sono controlli e a rimetterci siamo sempre noi cittadini onesti che facciamo tanti sacrifici per andare avanti. Spero che chi abbia visto l'appello all'aiuto possa segnalare alle forze dell'ordine. I ladri sicuramente si sono allontanati con un grosso mezzo e magari i residenti della zona, precisamente quelli di Via Mar Adriatico, posseggono immagini che si possono rilevare utili al fine delle indagini. Il centro si occupa anche di assistenza a soggetti disabili, grazie proprio al contatto con i cavalli, oltre che ad attività economiche private. Quanto accaduto, oltre al deprecabile gesto e ai danni dei soggetti che soffriscono dell'ippoterapia, fa allungare la scia di fatti criminosi nel territorio e di conseguenza i timori e paure della popolazione.